Bentrovati a questa nuova edizione del TG Med Lis, l'informazione nella lingua italiana dei segni. Un elicottero della Marina Militare è caduto nel Mediterraneo centrale durante un'esercitazione notturna. Morto uno dei cinque membri dell'equipaggio è lo specialista di volo Andrea Fazio del secondo gruppo elicotteri di Catania. Incendio in una casa di riposo di Marsala, messi in salvo i 20 anziani ospiti. La struttura è un istituto pubblico di assistenza e beneficenza che da anni rischia la chiusura per un grave deficit economico. I familiari di un uomo di 59 anni, Orazio Barone, morto ieri all'ospedale civico di Palermo, hanno portato via la salma senza l'autorizzazione e la documentazione medica con un'ambulanza privata. A lanciare l'allarme è stato un infermiere. La rapina da oltre 1,5 milioni di euro ad un portavalori a Palermo, messa a segno ad agosto 2016. Arrestati i tre responsabili, tutti palermitani. Una guardia giurata di una ditta locale di trasporti ha fatto da basista per gli altri due complici. Ancora il caso Almaviva. Di nuovo al centro della cronaca i dipendenti del call center Almaviva. L'azienda ha annunciato la creazione di una nuova società e parlato di una cessione del ramo d'azienda a poche settimane dalla scadenza dell'accordo sindacale dello scorso anno. Sport, calcio. Il Palermo domani alle 15 al Barbera contro il Pescara. Possibile il ritorno di due attaccanti più Coronado. Dalle 14.45 la partita sul 13 su TRM con Alessandro Amato ed Eliana Chiavetta, diretta anche su Facebook. Questa era l'ultima notizia per noi, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima edizione.